Cerco di capire quello che non so capire. Fuori vola polline, ho creduto fosse neve. Non mi sento contento, chissà se poi sono io quello allo specchio. Cerco dai vicini la mia dose giornaliera di sorrisi ricambiati per potermi poi sentire socialmente in pace con il mondo e con il mio quartiere. Ciao Francesco, ciao ragazzi. Ciao, ciao a tutti. Radio CRC Targato Italia in radiovisione. Allora, vibrazioni buonissime, positive, no? Già da 2 anni non vi fermate mai con tante tappe, tanti concerti, ma soprattutto Sanremo, il pubblico, la demoscopica vi stanno premiando tantissimo. Insomma, sembra che questa 70ª edizione sia partita proprio bene. Sì, decisamente oltre qualunque aspettativa, perché noi insomma partiamo sempre senza aspettative, ovviamente tutto ciò che arriva lo prendiamo come oro, no? È grosso quella come si suol dire. Però devo dire che sì, tanta roba, siamo strafelici, nel senso che siamo posto, cioè noi siamo felicissimi di tutto quello già che è accaduto. Adesso pensiamo ovviamente a portare avanti il più possibile una canzone che per noi è molto importante, che è Dov'è, e poi partiamo col tour nei teatri, sempre col maestro. Basta che qualcuno mi risponda adesso dov'è, 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 la gioia dov'è, 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 dov'è. Volevo un attimo un pensiero di tutti e tre sul fatto che le vibrazioni sono sempre in continuo cambiamento. Chi risponde? Sì, assolutamente. Infatti ogni canzone comunque ha una sua storia, ha una sua interpretazione vocale e strumentale anche, quindi ovviamente c'è un tutt'uno. E poi, come dicevi tu, è stato aggiunto anche questa performance di questo artista, mi viene da chiamarlo, che proprio interpreta con la lingua dei segni le canzoni. Ecco, lui lo fa fin da quando era bambino e a noi questa idea è piaciuta molto, quindi abbiamo proprio deciso di portarlo sul palco con noi proprio a completare il messaggio che si vuole mandare. Non credo ci sia molto da aggiungere rispetto a quello che poi uno sente, perché poi la musica ovviamente è sempre una percezione soggettiva, ecco, quindi noi stiamo cercando di fare il nostro meglio. A differenza di pezzi del passato, comunque questo pezzo è molto volutamente molto semplice, ecco, perché non c'è motivo di non ha motivo di avere delle sovrastrutture né musicali né interpretative, ecco. Dovrebbe arrivare già così com'è. In telecamera tutti e quattro mi mandate un messaggio di una cosa che non avete mai detto a Beppe Vessicchio, neanche tutti questi incontri, neanche visto che lui vi seguirà da marzo con questa orchestra pazzesca durante il vostro tour, un messaggio, ma di quelli proprio, capito, che lui non se l'aspetta, a Beppe Vessicchio. Caro Beppe, tu sai da quanto tempo ci vogliamo bene, ma mai ti ho detto realmente, perché poi noi facciamo musica, pensiamo a trasmetterci questo affetto musicalmente, ma che hai degli occhi bellissimi. Tu sotto quel pelo hai degli occhi belli. Io mi perdo nell'immensità del tuo sguardo profondo. Maestro, ti voglio bene, lo sai. Ti vogliamo bene, lo sai, ma i tuoi occhi belli, belli. Tu sei bella. Tu sotto quel pelo sei bella. Entrambi. Ciao maestro. Bella.